Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è mercoledì e stamattina mi sono concentrata a fare un pochettino di faccende domestiche, appunto qualcosa ve l'ho fatto vedere, non tutto perché ero un po' di corsa. Adesso ho anche riattaccato un bottone ai pantaloni di Riccardo che si era staccato e volato via e ho steso i panni fuori, quelli più grandi, tipo i copriletto, pantaloni, eccetera. E che altro dirvi? Oggi giornata semplice, giornata di quelle che piacciono a voi, caserecce, casalinghe, insomma come si vuol dire. E tra l'altro ho fatto tutto stamattina, vi dicevo, perché questa settimana specialmente, che Federico è col papà in ferie, in vacanza, ho preferito fare tutto quando Riccardo è a lavoro, in maniera che quando torna così abbiamo del tempo da dedicare ad altro, come la spesa. Oppure per esempio oggi sono emozionata perché monteremo il lettino ad Alessandra, sempre se troviamo la chiave per unire, diciamo, le parti del lettino, perché non la trovavamo l'altro giorno. E emozionatissima ragazze, perché questo lettino è il mio di quando ero piccolina, quello che mi presero i miei appunto 32 anni fa, che poi passò al figlio di mia zia e poi ritornò a me perché appunto era nato Federico e adesso passa anche ad Alessandra. Quindi insomma è davvero bello poter utilizzare le proprie cose di quando sei piccoli per i propri figli. Ti fa proprio vedere quanto il tempo sta passando veloce e quanto la ruota gira. Quindi tanta emozione indubbiamente. Quindi oggi, credo che lo monteremo oggi o massimo domani, comunque vloggerò sicuramente, anche se non dovesse essere oggi, perché voglio ricordarmi insomma di questo momento. Appunto il 7 di agosto fa già 5 mesi, quindi nella culla inizia seriamente a stare un po' giusta e ha bisogno del suo spazio per rotolarsi, per girarsi, quindi non vedo l'ora di vederla nel lettino. Cos'altro? Niente, io adesso finisco di passare ancora l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e poi ho terminato prima che Alessandra si sveglia, perché appunto sta dormendo e dovrà poi mangiare, quindi mi devo sbrigare. Tra l'altro non ho ancora neanche pranzato io, sono le, penso quasi le tre, no, le tre no, le 2:30, però non ho voluto pranzare, tanto ho fatto colazione comunque abbastanza tardi, per tenerci compagnia io e Riccardo, visto che sono da sola io, sarebbe mangiare da solo lui, insomma, unito l'utile al dilettevole, mangiamo insieme. Bando alle ciance, come dico sempre, mi vado a sbrigare. Abbiamo fatto la pappa? Ciuffetta, abbiamo fatto la pappa? E la papotta? Sì? Abbiamo fatto la papotta? Poi ciao ciao, ciao tesorine, ciao a tutti. Che faccia. Sta arrivando papà, lo sai? E noi abbiamo pulito tutto e la voce se ne va. La voce di mamma se ne va. Abbiamo pulito tutto, tutto profuma. E abbiamo anche fatto la pappa. Adesso la fanno anche mamma e papà la pappa. È la bellezza delle 3:30. È più una merenda, infatti ho fatto la piadina. Una bella piadina con stracchino e pomodoro. Anche abbastanza sana, volendo, dai. Cucciolina. E sta salendo papi. E sta salendo papi. Nascondiamoci. Nascondiamoci. Shh. È arrivato. Shh. Nascondiamoci. Ciao! È arrivato papi! Ciao amore! Ciao a tutti! Ciao amore! Fa caldo! Per
perché gli uomini camminano con le scarpe quando uno ha pulito? Adesso lo dico nel vlog. È perché qualcuno deve far cenere pure questa povera bestia. Sì, ma non c'è bisogno di girare per tutta la casa. No, io ho appena lavato, pulito, aspirato. Fuori! Fuori! Non fare il solletico con la bambina in braccio. Amore di papà. Ma... ciao! Cose giuste, ricordati che è una donna e dirà lo stesso al suo futuro fidanzato. Non lo fuori. Sì, vabbè, dopo questa. Il convento per la mia bambina. Sì, sì, vai, vai, te le scarpe, fuori, fuori. Stronzo. Ma... Ricky mi ha appena portato su la cartolina. E questa qua me l'ha mandata Silvia dal suo viaggio di nozze. Grazie tesoro, bellissima. Veramente bellissimi posti, Corsica. E quindi? Caldo. Vestiti. No. Dai, che sei nudo. E quindi? Prendimi il coso di biscotti, va? Prendimi il coso di biscotti. Che mi fa da cavalletto. Volete sempre il mukbang? Ecco. Ma devo mettere pure la maglietta? No, tanto mi inquadro solo io, può stare anche nudo. Volete vedere Ricky nudo? No. No, non giro perché è nudo. Ma non sono nudo, sono solo senza maglietta, amore. È un po' nudo. Io adesso vi faccio una domanda. Ma l'hai messo nell'acqua! Vabbè, non importa, è acqua. Ci sono 97 gradi all'ombra, pensi che non si asciuga? Dai, è già asciutto. Dai, che chierone. Domanda. Ma i vostri mariti... se stanno a petto nudo. Sì, ma loro non fanno il vlog. E quindi sono a petto nudo. Cioè non è che sono... Allora, vi vorrei ricordare. Ecco, apriamo un dibattito. Che una su Instagram mi ha messa in croce perché ho messo la foto. Che foto? L'altra la settimana. Quella del bacio. Due settimane fa. E ci siamo dati un bacino a stampo. Ho fatto una foto, ma lui era così a petto nudo. E gli si vedeva qua. Praticamente ma non le era spalle. Quello. Secondo me lei ha interpretato un momento molto più intimo di un bacio, perché tu eri a petto nudo, cioè vedi, non tutti la pensano allo stesso modo. Io campo a petto nudo. Ma anche d'inverno. Sì. È vero, ma poi sempre nudo. Ma poi... sì? Non sono nudo, sono a petto nudo. Cioè me ne sono col bigolo di cuore altrimenti. Ma è. No, bigolo di cuore, non esageriamo. È buona sta piadina. Prova. Ho messo stracchino, pomodoro e una sottiletta divisa a pezzettini qui e là. Molto buona. 10 più. 10 più. Che chef, una piadina. Buona. Se chi riesce a bruciare anche quella. Bello bello. Ma mia domanda. Mm-hmm. Perché bevi dal mio bicchiere se è il tuo? Perché in una famiglia non esiste il tuo. Ah, ok. Allora io bevo dal tuo. Questo vuol dire per. Cosa stai facendo? Questo è mio. Hai detto che la per famiglia è la tua cosa. Ah, ecco. Mi sembrava strano. Non si parla con la bocca piena. Oh, mamma. Le dite qualcosa voi per favore? Non si fa, non si fa. Cos'è che? Ma oggi montiamo il lettino. Che sa? Monteremo il lettino se troviamo la chiave. Donna di poca fede. Dobbiamo anche andare a prendere i paracolpi.
Chloe, tu? Così lo lavo. In cantina. No, non vale così. Però? Ci sono i ragni. I piragna. E lo sa benissimo, ma adesso deve fare la scenetta. Nella giugna dovrei stare finché un 5 o un 8. Bello quel gioco. Tra l'altro avete indovinato in tantissime che era Jumanji. Qualcuno ha detto Monopoli, qualcuno il gioco dell'oca. E basta, mi pare. Però piano piano. Non era un rutto, mi stavo soffocando, ancora poi dite che ho ruttato nel video. Un bello il sacchetto dell'immondizia là dietro. Per la serie copriamo ciò che non ci piace nel vlog. Vabbè, dicevi. Parte il sacchetto, rialza il braccio così non si è. Ok. Però gli alzo anche la sella. No! Ci sono appena arrivato da lavoro. Vabbè, parla senza essere visto. Ma che stavo dicendo? Che ho detto Monopoli, gioco di loca. Tu hai guardato la prima che ha detto Jumanji è stata. No. Brava. Adesso guardo. Mi è scivolato. Questo finisce nei? Blooper. Blooper. Via! Jumanji. Non poi capirete. Perché quel gioco comunque è molto carino. Possiamo farci una partita. Per farle capire che doveva dire via e non Jumanji, qua ci abbiamo messo 20 minuti. Vediamo se mi fa vedere il primo che ha indovinato. Ops. Ma non penso siano in ordine, però. È bello. Hanno detto anche scarabeo. No, cosa devi fare quando ce ne commenti. Beh, allora, hai indovinato Maira Paiano. Ciao. Roberta D'Angheo. Ciao. Amore. Ciao a tutti. Vabbè. Ho ancora fame. Nazarena Tasca, ne faccio qualcuno perché ciao! Siete in tantissime. Chiara Ceresa. Ciao Chiara, non ci arrivo più con la mano. Anna Rita Travella, in tantissime ragazzi. Vanessa Lorusso. Siete state tutte bravissime. Ne avete indovinate in tantissime. Qua me le dà in questo ordine, non so se siete le prime comunque. Roberta Volchi che dice anche è bellissimo. Il gioco. Ve l'ho già detto che ho ancora fame. Vabbè. Adesso ci inventiamo qualcos'altro.